L'effetto della restrizione calorica sugli outcome dei pazienti oncologici è un'area di crescente interesse nella ricerca oncologica. Ma come vanno disegnati gli studi su questo argomento? Noi l'abbiamo chiesto a un esperto, il professor Paolo Bruzzi, che abbiamo incontrato a Milano all'Istituto Nazionale dei Tumori nel corso di un convegno organizzato dal professor Filippo Debrò e dal dottor Claudio Vernieri, promosso dall'Accademia Nazionale di Medicina, nel quale si è affrontato il tema della correlazione tra metabolismo e sistema immunitario dei tumori umani. Professore, oggi qui all'incontro in corso all'Istituto dei Tumori, tra i tanti temi trattati, si è parlato anche del possibile effetto della restrizione calorica sugli outcome dei pazienti oncologici. Lei è un esperto di metodologia della ricerca clinica, ma quali sono le maggiori difficoltà nel disegnare uno studio di fase 2 sull'effetto appunto della restrizione calorica sul cancro e quale dovrebbe essere il disegno corretto di uno studio di questo tipo? Ma la maggiore difficoltà in questo campo specifico nasce soprattutto dalla mancanza di endpoint intermedi di attività che ci permettano di capire se la restrizione calorica sta facendo quello che ci aspettiamo che faccia, perché in oncologia siamo abituati ad endpoint tipo la risposta obiettiva, che è un endpoint molto specifico e molto legato al meccanismo che fa sì che i trattamenti neoplastici abbiano un'efficacia contro il tumore. Nel campo della restrizione calorica questo è meno chiaro. E inoltre, non essendoci appunto un endpoint, un outcome così specifico come la risposta, siamo costretti ad avere studi di fase 2 con un gruppo di controllo randomizzato, per cui la complessità è molto maggiore in un campo come questo, che è un campo in cui siamo ancora in una fase esplorativa. Ecco, quindi sul piano proprio del disegno, oltre a questo problema legato agli endpoint, sicuramente sono da selezionare pazienti che garantiscono una compliance adeguata nell'ambito di uno studio di fase 2, anche se magari non sono pazienti rappresentativi della totalità dei pazienti che in futuro potrebbero utilizzare questa terapia, e sicuramente è necessario un disegno randomizzato. Ovviamente, parlando di restrizione calorica, non è invece possibile usare procedure di mascheramento tipo il doppio cieco, il placebo. Per cui appunto studi molto più simili a quelli che sono i classici studi di fase 3, studi randomizzati su pazienti selezionati. Ecco, passando invece agli studi di fase 3 che lei ha appena citato, quali sono in questo caso le difficoltà insite nel disegnare uno studio che valuti l'effetto della restrizione calorica sugli outcome appunto dei pazienti con tumore e in questo caso quale dovrebbe essere il tipo più corretto di disegno di questi studi? Ma le difficoltà nascono innanzitutto dal fatto che si ipotizza che la restrizione calorica non abbia un'efficacia in sé per sé, quanto legata alla sua capacità di modulare altri interventi terapeutici come l'immunoterapia o forse la stessa chemioterapia. E quindi in qualche maniera noi dobbiamo avere la garanzia di un'omogeneità di questo trattamento, la cui efficacia deve essere modulata dalla restrizione calorica. Questa è la prima difficoltà. La seconda difficoltà sta proprio, come si diceva prima, nella compliance, cioè noi sappiamo benissimo che è difficile mantenere per periodi di tempo non brevi pazienti aderenti a un certo tipo di dieta, a un certo tipo di restrizione calorica, con il rischio che le stesse procedure di restrizione calorica vengano adottate nel gruppo di controllo. Quindi rischiamo di confrontare due gruppi di pazienti che in qualche maniera hanno comportamenti un po' più simili di quello che noi vorremmo e quindi di trovare meno differenze di quel che noi aspettiamo. Secondo aspetto è legato alla prima cosa che ho detto, cioè il fatto che noi non ci aspettiamo differenze enormi, non stiamo parlando, non so, di un trapianto di midollo nelle leucemie che cambia drasticamente la prognosi di un paziente, stiamo parlando di effetti modulatori. Questo teoricamente imporrebbe dimensioni molto grosse, perché abbiamo a che fare con effetti modesti, moderati, legati a un'altra terapia. Cercando di reclutare pazienti casistiche molto ampie, si ripresenta il problema della compliance, perché non potremo avere pazienti molto selezionati. Questo è una specie di serpente che si morde la coda, che rende molto difficili gli studi in questi campi. La cosa fondamentale è non lasciarsi trascinare dall'entusiasmo nei confronti di un'area di ricerca molto promettente anche sul piano clinico, trascurando invece quelle che sono le regole fondamentali della ricerca clinica che fanno sempre pagare il conto alla lunga. E secondo me questo è uno di quei settori in cui c'è sempre il rischio che venga trascurata la componente metodologica, con conseguenze negative sulla credibilità dei risultati.
Dunque, alla luce appunto di quello che lei ci ha appena detto, in aggiunta a quello che lei ci ha appena detto, come andrebbe disegnato correttamente uno studio di fase 3 su questo tema? Quali devono essere i suoi endpoint? Non c'è una regola fissa, nel senso che a seconda del livello di conoscenze io mi orienterò più vicino agli studi di fase 2, quindi andrò su uno studio su pazienti selezionati che garantiscono un'adeguata compliance, magari con un endpoint surrogato che potrebbe essere una risposta obiettiva, potrebbe essere un progression free survival, oppure se invece ho già delle evidenze forti per cui sto cercando di valutare l'impatto a livello di popolazioni più ampie non selezionate di pazienti, uno studio più programmatico, in questo caso l'endpoint dovrebbe essere la sopravvivenza, sempre in un contesto però di studi randomizzati. Un'altra possibilità molto molto difficile da perseguire è quella di cercare di sfruttare i dati osservazionali, che però hanno dei limiti in questo campo legati al fatto che i pazienti, come è stato detto oggi da vari relatori, i pazienti che spontaneamente adottano comportamenti più igienici in senso lato, sono pazienti comunque selezionati da tanti altri punti di vista, quindi difficilmente sono confrontabili con i pazienti che non adottano questi comportamenti. Quindi gli studi osservazionali hanno sempre delle grosse difficoltà. Oltre a quello che lei ci ha appena detto, quali sono i messaggi chiave che lei, diciamo, ha lanciato, ha voluto trasmettere con il suo intervento di oggi? Semplicità. Cercare di semplificare gli obiettivi dello studio, cercare di semplificare i criteri di selezione, cercare di semplificare i disegni, nel senso che in alcune occasioni oggi ho visto un'eccessiva curiosità, fame di conoscenza, che porta a cercare di rispondere con un solo studio a tantissime domande, e purtroppo spesso se si cerca di avere troppo non si riesce ad avere niente. Storicamente gli studi che hanno fatto la storia della medicina erano studi che avevano un quesito e cercavano di rispondere in maniera più semplice possibile a questo quesito. Forse il messaggio chiave è questo.